Mi ha premiato la volontà di cambiare il messaggio che abbiamo comunicato alla gente, ai paesani. Mi ha premiato sicuramente la presenza in lista di donne che hanno portato il loro apporto non da poco, di giovani. Un premio che per Luciano Ferrari, neosindaco di Monfumo, si è tradotto in un mandato ampio da parte degli elettori. Il nuovo primo cittadino entra in municipio con il 73,73% dei voti, un margine di vantaggio ampio su Rodolfo De Paoli, fermo al 26,26%. Ma terminata la conta delle schede, è già il momento di rimboccarsi le maniche. I servizi che eroghiamo ai cittadini, pur con le ristrettezze di bilancio che abbiamo dovute al patto di stabilità. Altro punto importante era lo sviluppo che vogliamo dare al Paese nel rispetto, e lo dico molto chiaramente, nel rispetto assoluto del territorio che abbiamo, che è il nostro patrimonio. Portare a termine il piano degli interventi che l'amministrazione precedente non ha portato a termine. Non vogliamo più che continui la diaspora dei nostri giovani. Proprio la creazione di posti di lavoro per i giovani rappresenta un'altra priorità nell'agenda della Giunta Ferrari, uno sviluppo possibile soprattutto all'insegna di due risorse importanti come turismo e agricoltura. Io voglio cercare di trasmettere questo messaggio. Il comune è un posto dove i cittadini trovano delle risposte e, per quanto possibile, per tutte le volte che sarà possibile, un aiuto.